Ragazze, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Allora, oggi volevo filmare un haul di diverso tipo, nel senso che ho recentemente acquistato un po' di prodotti per quanto riguarda il bagno, un po' di prodotti per la cucina barra casa e anche chiaramente shopping, quindi in fatto di abbigliamento ho preso un bel po' di cose. Chiaramente non ve le faccio vedere tutte perché altrimenti non ce la caviamo più e quindi adesso inizio un po' per categorie, quindi inizierei dalla categoria bagno e vi faccio vedere tutti un po' tutti gli acquisti che ho fatto negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, appunto per quanto riguarda creme, prodotti viso, eccetera. Direi di iniziare subito. Allora, ho appunto qui il mio cestino con tutti i prodotti da farvi vedere, che appoggerò qua sul comodino. Allora, veniamo al primo prodotto di Lavera. Ho preso qualche prodotto di Lavera proprio perché mi sto trovando veramente bene, dato che come marchio secondo me è molto buono. Essendo comunque un marchio di prodotti bio, comunque naturali, e questo in realtà è un peeling, non è proprio un prodotto per viso da utilizzare tutti i giorni, è un peeling purificante per tutti i tipi di pelle. Questo è al ginkgo, e perle di jojoba. Non so che cosa sia il ginkgo, e questo va bene quindi per pelli secche, per pelli più miste, grasse, insomma, va bene un po' per tutti i tipi di pelle. E deterge molto in profondità, elimina insomma, le parti un po' più impure, distende la pelle, la lascia liscia, omogenea. Mi piace molto come prodotto e questo l'ho preso, mi pare, a Viridea, che è appunto vicino a noi. Poi so che li vendono anche all'Esselunga questi prodotti, questo marchio, e dello stesso marchio ho preso anche il latte detergente. Peccato che fanno questi prodotti in formato mini, ok? In formato mini perché non so come mai, adesso io non li ho visti in quelli formati, ma in formato diciamo più grande, magari su internet poi ci sono. Comunque per il momento, dato che volevo solo provarli come prima volta, ho deciso di acquistare questo formato. E questo, se vi interessa, è da 125 ml, quindi piccolino. Allora, questo è un latte detergente delicato alla mandorla, bio e malva, ed io ho la stessa profumazione, la stessa tipologia anche del tonico. E il tonico, ragazzi, ha un profumo eccezionale, è buonissimo. E anche con questo mi sto trovando molto bene perché lo trovo molto molto delicato. Per quanto riguarda invece creme viso, sì, direi di passare a questa di Venus che ho recentemente acquistato con mia mamma, l'ha presa anche lei uguale, però lei non si è trovata molto bene, infatti l'ha lasciata mia sorella, invece io mi trovo bene, mi ci trovo molto bene, devo dire. Questa è una crema da notte, che erano le creme da notte, penso di non averle mai provate, perché più o meno le creme da giorno le utilizzavo sempre anche per andare a dormire. E questa è la gelatina reale, nutre e ripara in profondità, contrasta e riduce i segni del tempo. E niente, questa è molto idratante, devo dire, un po' più corposa, proprio perché per la notte, insomma, abbiamo bisogno anche di avere più nutrimento. E questa pura giovinezza, nel senso che magari dà un po' la sensazione di stendere la pelle, di contrastare un po' i segni dovuti all'età, ma in realtà io non è che ne abbia così tanto bisogno. Passiamo adesso ad una maschera, questa qui, che ho preso un mese e mezzo fa circa. Questa è della Garnier ed è della Skin Active, è una Hydra Bomb maschera super idratante opacizzante. Dato che la mia pelle ultimamente è diventata un po' più tendente al misto, proprio perché ho smesso di prendere la pillola quest'estate, quindi diciamo che la mia pelle è ritornata un po' come era una volta, no? Quindi si è leggermente più mista, no? Anche se comunque in realtà è sempre secca, no? Nella zona T. E quindi questa è opacizzante, quindi serve appunto a dare un po' quell'effetto opaco per evitare che magari la zona T sia un po' più lucida. Abbiamo un infiltrato. Prodotto invece per i capelli, quindi anche questo è un prodotto totalmente naturale, è il balsamo di Lush. Questo si chiama American Dream e l'ho presi quest'autunno, sì, l'ho preso su internet questo. E questo mi era piaciuto moltissimo quest'estate perché l'avevo provato per la prima volta dopo che l'avevo acquistato, mi pare, a Napoli. No, non mi ricordo.
non mi ricordo, comunque praticamente l'ho riacquistato perché mi ero trovata molto bene, dato che d'estate i miei capelli sono molto più secchi, al sole comunque si seccano tanto e quando li asciugavo diventavo così. Con questo veramente ho risolto il mio problema perché lascia i capelli veramente super setosi, morbidi. L'unica cosa è che è difficile da togliere, nel senso che a me rimane sempre un pochino di balsamo qui. E quindi mi sembra quasi che si sporchino più facilmente, più velocemente, proprio perché chiaramente se lasciate su tanto balsamo poi il capello si sporca subito, proprio perché ha già un prodotto sopra e chiaramente non respira il capello, no? Quindi dovete eliminarlo molto bene, magari applicatene pochissimo perché è veramente difficile da togliere, però lascia un profumo buonissimo e questo è un profumo alla vaniglia, fragole fresche, acqua di miele. Il balsamo più profumato del mondo per capelli irresistibili. Comunque questo qua è molto buono. Passiamo ora a due prodotti per la casa, due prodotti, due oggetti, diciamo, per la casa che ho acquistato ma che non ho qua, ma che vi mostro. Infatti ho qua il mio cellulare proprio perché altrimenti mi dimentico quali sono, ok? E che sono appunto due oggetti d'arredamento. Allora, il primo, che in realtà non è proprio solo oggetto d'arredamento, ma funge proprio da servizio, insomma, da tè o da caffè, quello che volete, e sono queste tazzine fantastiche di Maison du Monde che abbiamo preso io e Joe circa 2 o 3 settimane fa. E mi piacciono tantissimo proprio perché hanno questa fantasia su nera e bianca e nera. E posano su questo vassoietto di bambù, di legno, adesso non so che materiale sia. E secondo me anche da servire agli ospiti è un'idea molto carina, insomma anche da regalare secondo me sono molto carine. E poi il secondo oggetto invece d'arredamento 100% è la lampada di sale che ho acquistato mi pare una settimana fa circa in un negozio qua in centro e mi è piaciuta tantissimo proprio perché la volevo già da tempo, ma così non l'avevo mai vista, cioè avevo visto solo proprio il pezzo intero di lampada di sale, quello con la pietra proprio, la pietra, sì, la pietra più in tutt'uno e invece questi sono vari pezzetti di pietra e quindi mi è piaciuta molto come idea, è piaciuta molto anche a lui, posano in questa sorta di cestino in ferro battuto, quello che è. E quindi mi è piaciuta molto come idea proprio perché la lampada di sale ha diversi effetti proprio nell'ambiente circostante, quindi in teoria dovrebbe, se non sbaglio, assorbire proprio l'energia negativa, dare un senso di relax, proprio infondere un senso di pace nell'ambiente, no? Di relax proprio, soprattutto alla sera. Infatti io l'accendo prevalentemente alla sera, quindi spengo un po' tutte le luci, accendo quella ed è fantastica. Passiamo ora a vari oggettini per la cucina che ho comprato recentemente, tra cui anche uno che ho preso da Tiger. Tutto il resto invece è Maison du Monde e Casanova. Vabbè, non è che ci sia chissà che roba, comunque è questo. Allora, il primo oggetto che ho preso è questo qui, che volevo già da un po', perché ce l'avevo nell'altra casa ma non era nostro, e è lo sbattitore per il latte. Praticamente voi con questo strumentino fate la schiuma, quindi vi viene proprio un cappuccino, caffè macchiato, comunque molto, molto carino come oggetto. A parte esteticamente, che tra l'altro l'ho preso da Casanova, questo qua l'ho pagato mi pare 7 euro, avete proprio appoggia sbattitore, non so come si chiama, comunque lo infilate qua dentro e rimane fisso. Un'altra cosa che ho preso invece da Tiger è questo sapone liquido per le mani che utilizzo praticamente vicino al detergente invece per i piatti, li ho messi tutti vicini, tutti e due vicini, così magari anche in cucina abbiamo sapone per le mani che è sempre comodo da tenere proprio per lavarsene magari anche quando cucinate. Passiamo invece ora al stoviglie e piatti vari, ho preso, non mi ricordo più dove, assolutamente non me lo ricordo più, queste ciotoline super carine, a pois, beige, e queste un po' per la colazione, un po' per le zuppe, un po' per il latte, secondo me sono un'idea carina, mi piaceva tantissimo la fantasia e quindi ne ho prese due per me per il giorno. Passando invece ora di piatti vassoi, ho preso da Maison du Monde questo vassoietto che ho anche già il prezzo qua, che utilizzo proprio per metterci su detergente e del sapone per le mani. E questo qua, sempre da Maison du Monde, l'ho pagato Maison du Monde,
e l'ho pagato 5 euro, e mi piaceva tantissimo la fantasia e anche l'altro, che appunto questo piatto invece, chiaramente ve ne mostro solo uno, che ho preso sempre da Maison du Monde, con questa fantasia, mi sembra nordica si chiami, adesso non so esattamente, comunque sono in porcellana e questo l'ho pagato 1,95 l'uno. Passiamo ad ora invece ad un acquisto che ho fatto per me, comunque per il Joe, per la casa, che devo ancora sistemare, però volevo farvelo vedere proprio perché secondo me è un'idea carinissima, non solo da prendere per se stessi, ma anche proprio da regalare. Io devo farvi vedere però prima l'applicazione dalla quale ho potuto avere questa cosa, questo oggetto, questi oggetti in realtà, e cioè l'applicazione LaLaLab, che è un'app praticamente di stampa di foto, libri, decorazioni pareti, foto, stampe, fotobox, calendari, calamite, veramente potete fare e stampare qualsiasi cosa. Voi decidete, custodie, gift card, voi decidete su quale genere andare, quindi se voi volete stampare, non so, una cover, su una cover una vostra foto, vi dice per unità il prezzo dal quale si parte e poi voi andate a inserire la foto che volete stampare su cover e poi date l'ok, ci sono vari metodi per poter personalizzare proprio questa vostra foto e io ho fatto semplicemente le stampe, queste qua, adesso non so se riuscite a vederle, comunque, quindi come mi è arrivata la busta? La busta mi è arrivata con questa qui di appunto di LaLaLab, tutta in rosa, che voi potete anche spedire come regalo, quindi potete anche lasciare un messaggio carino. E quindi mi è arrivata veramente in 3-4 giorni, penso, una roba del genere. Tra l'altro le spese di spedizione sono bassissime, quindi io ho fatto stampare 15 foto e ho pagato 8 euro il totale con le spese di spedizione, quindi secondo me è una bella idea. E le foto sono tutte queste qua, no? E sono troppo carine, mi piacciono tantissimo. A me veramente queste cose poi secondo me sono molto carine. Volevo farvi vedere, ecco, questa qua che ho fatto personalizzare con una cornice, con una scritta. Adesso spero vediate, You are my love story, qualcosa, no, You are my favorite love story. E potete utilizzare tantissimi altri stickers, testi, personalizzazioni varie, che secondo me è una cosa anche un po' romantica, però molto molto carina. La prima cosa che vi mostro è questa borsa in pelle che ho preso la settimana scorsa a Pavia in un negozio che mi piaceva tantissimo per la forma. In realtà voi direte: ah, ma è uguale a quella di Gucci, no? Adesso non so esattamente come si chiami, forse la Dionysius o qualcosa del genere. Però io non l'ho presa per quello perché non sapevo, non mi ricordavo, ce l'avevo vista quella di Gucci in giro, ma non mi ricordavo sinceramente com'era fatta. E quindi l'ho presa e poi parlando con il ragazzo che me l'ha venduta, mi ha detto appunto che è un po' la riproduzione, no? È simile, infatti è veramente molto molto simile. Sono andata a vederla poi su internet, effettivamente ci assomiglia molto, però penso che quella là sia tutta liscia, cioè non ha questa lavorazione qui. Però veramente mi è piaciuta tanto proprio per la chiusura e poi dentro è abbastanza spaziosa, perché adesso ce l'ho da una settimana che continuo a usarla. Ha due aperture sul lato e poi la cerniera, un'apertura, diciamo, la tasca con la cerniera. E un pochino di roba ci sta anche la mia pochettina che è bella sostanziosa, quindi devo dire che questa mi è piaciuta veramente tanto e come acquisto secondo me ne valsa la pena proprio perché l'ho pagata, mi pare, 60 9 euro, qualcosa del genere, comunque una cifra che per una borsa in pelle così secondo me gli vale. Passiamo ad un acquisto invece di calzature, e cioè questi stivaletti che ho preso da Scarpe Scarpe un mesetto fa, no, non so, un po' meno. Anche questi in pelle, ma questo qua è un tessuto, è un tipo di pelle più scamosciata. Metto giù che tanto. Basta uno e ci sono anche i peli di Sofì, vabbè. E questo qua è carino perché ha un pezzettino di tacco. Io li volevo con un pezzettino di tacco proprio perché per il lavoro mi piaceva avere un pochino di rialzo. E niente, sono semplicissimi, mi piacciono molto proprio per questo. E niente, si possono mettere anche i jeans con il risvoltino che ci stanno bene, secondo me. Allora, per quanto riguarda abbigliamento, abbiamo il primo maglioncino che vi mostro, che è questo di Zara, che è un po' effetto
C'è Gio che parla al telefono con sua mamma, va bene. E che è effetto un po' dorato, ha questo colore molto bello, secondo me. Tiene molto caldo, quindi l'ho preso perché appunto avevo bisogno di qualcosa di caldo per il lavoro, ma di aperto e un po' sbrilluccicoso, come potrebbe essere questo. Poi un altro acquisto che ho fatto da Zara, scusatemi, quello l'ho fatto da Zara, è stata questa magliettina che voi direte: ma non c'è, non l'ho vista, l'ho vista nel reparto bambini. Ebbene sì, l'ho presa nel reparto bambini proprio perché mi andava, questa era tipo, aspettate che guardo, 11-12 anni, 152 cm, quindi alla fine la misura mi andava. E questa qua è una magliettina che in realtà nasce come vestitino per le bambine, ma io in realtà la metto come magliettina e sotto ci metto i leggings proprio perché mi copre comunque fin dopo il sedere e secondo me è molto carina. E tra l'altro è bella calda, quindi magari ci mettete su un golfino, una cosina leggera ed è molto molto bella proprio perché ha questo effetto qui fantasia, questa cosa, questa lavorazione con questi fiori, queste paillette, molto molto carina. Un altro maglione che ho acquistato recentemente, anzi proprio ieri, è stato questo che ho preso da Moda Milano, che è un bellissimo maglioncione a dolce vita, bello caldo, e che volevo indossare già oggi per fare appunto il video. Adesso vado a chiudere la porta perché ho paura che si senta. E, però è bello perché è bello caldo, bello morbido, ha queste maniche così, un po' appunto larghe sotto. E mi è piaciuto proprio perché è veramente bello caldo, dolce vita, e tanto che non avevo un maglione dolce vita nuovo, quindi me lo sono presa anche questo. Passiamo invece ad una gonna che ho preso circa un mese fa, e questa, ragazze, mi è piaciuta tantissimo per la fantasia che ha. E è questa qua, praticamente una gonna lunga di questo tessuto simil seta, con l'elastico in vita, quindi è elasticizzata. E appunto, questo in realtà è il retro, questo qua è il davanti, ed è lunga. E quindi praticamente vi arriva sopra la caviglia, però è fantastica perché poi ha lo spacco, quindi si apre anche, vedete qua, ed è bellissima secondo me come fantasia, proprio perché mi è piaciuta molto, visto che le gonne lunghe invernali non ne avevo. Questa qua in realtà non è leggerissima, ma con un bel paio di collant calde, un po' pesantine, secondo me è molto molto bella anche per magari qualche evento che posso avere io al lavoro. La metto con un bel paio di collant, i scarponcini questi qua che vi ho fatto vedere e un maglioncino corto. Passiamo ora ai vestiti. Quindi, come vestito vi faccio vedere questo che ho preso insieme al maglione di poco fa, da Moda Milano, sempre, sempre la stessa fantasia, più o meno, però non è tanto dolce vita, è più, sì, un dolce vita un po' più basso, e giro collo più che dolce vita, ed è a lunghetto, abbastanza, sopra le ginocchia, un pezzettino sopra le ginocchia, io non posso neanche andare a lavoro con le cose a minigonna, e basta, questo qua è semplice, è abbastanza aderente e questo qua tiene veramente caldo. Per quanto riguarda i vestiti invece vi mostro quest'altro vestitino sempre di Zara questa volta, e questo mi è piaciuto proprio perché aveva queste piume qui davanti, e questo vestito l'ho preso sempre nel reparto bambina perché è il mio problema con Zara è che a volte i vestiti non riesco a trovare della mia taglia, nel senso che sono tutti troppo lunghi, cioè magari uno mette la S e alla S arriva sotto la ginocchia, cioè nel senso esistono anche quelle non altissime. Mio stesso dilemma che si ripete sempre a ogni video, no? E questo qua alla fine è corto, quindi mi arriva sopra le ginocchia e a mezze maniche, anche questo molto caldo, quindi invernale, e anche questo mi è piaciuto molto. Altro vestito, sempre preso da Zara, ma nel reparto donna, questo qua, ed è uno dei pochi che ho trovato, è questo con questa fantasia, questa diciamo gonna un po' più ampia che viene giù dalla vita, e poi queste maniche un po' più particolari proprio perché hanno questa sorta di lavorazione, e basta, insomma, è carino, è corto, questo qua è caldo, sì, è abbastanza caldo anche questo, quindi magari anche con sotto una maglia voi state bene anche per, insomma, per stare in un ufficio o per andare a scuola, per andare all'università. E boh, quindi questo qua è stato un altro vestito che ho preso sempre da Zara. Bene, ragazze, con questo era tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. E niente, noi ci vediamo prossimo. Mando un bacione enorme. Ciao!